Nuovo passo in avanti per il riconoscimento UNESCO al Parco della Vena del Gesso. I fenomeni carsici dell'Emilia-Romagna, infatti, sono rientrati ufficialmente nella lista propositiva dell'Italia per diventare patrimonio mondiale naturale. La Commissione italiana dell'UNESCO ha accettato la domanda presentata dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente, su suggerimento della Federazione Speleologica dell'Emilia-Romagna, per le zone che si estendono dall'Appennino reggiano a quello faentino. Il sito rappresenta uno dei patrimoni più significativi a livello mondiale per sviluppo e profondità delle grotte, oltre ad essere già oggetto di tutela, risulta essere fra i siti più studiati al mondo già a partire dal XVII secolo. Il percorso per arrivare a diventare patrimonio dell'umanità tuttavia impiegherà ancora anni per raggiungere il suo compimento, anche un'intera decade. La candidatura attualmente coinvolge tre parchi fra Emilia-Romagna e Toscana, le università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, la soprintendenza archeologica, gli enti locali e diverse associazioni del territorio. Il prossimo passo della candidatura dovrebbe essere l'individuazione dei luoghi di eccezionale valore all'interno dei parchi. Nella selezione dovrebbero rientrare il Monte Cino, il sistema carsico Stella Basino e la Valle Ceca e Monte Mauro, le cave di Lapis Specularis, il sito archeologico del Castello di Rontana, le grotte di Ca Castellina e la Tenaccia. Sono una cinquantina al momento i siti carsici mondiali già oggi patrimonio dell'umanità. Tuttavia, nessuno di questi sorge nei gessi come il Parco Romagnolo. Oggigiorno, la quasi totalità delle aree carsiche del nostro territorio sono state salvaguardate all'interno dei vari parchi. La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna è divenuta consulente ufficiale nella questione carsico-speleologica di tutela e valorizzazione. Il Parco della Vena del Gesso è ritenuto il territorio meglio conosciuto al mondo dal punto di vista morfologico, speleologico, mineralogico e biologico. Le attività di sinergia intraprese in questi anni dai vari enti e istituzioni che hanno imparato a collaborare per la salvaguardia del territorio continueranno al fine di offrire nuove opportunità per il riconoscimento UNESCO, con la speranza di continuare a portare ad ulteriori nuove scoperte che possano facilitare il percorso di selezione.